Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto per partire da casa per andare a fare un anello di 600 km e 12.000 metri di dislivello nelle Dolomiti. Sono con la bici da corsa, cioè è la gravel con le ruote da corsa, perché voglio farmi un po' di passi che non ho mai fatto, tipo Passo dello Stelvio e molti altri. Quindi parto per questo viaggio, che è anche un allenamento, perché tra meno di un mese parto per il Kirghizistan, che sarò allo start della Silk Road Mountain Race, una gara in mountain bike durissima di 2000 km. E quindi adesso parto per questo allenamento lungo. E siamo in volta, pronto ad affrontare questo viaggio. Sono abbastanza gasato perché ci saranno belle cose. Ah sì, sempre bella Bassano, Ponte Vecchio. Comunque ci ho messo un'ora e mezza a venire qui da casa. Ma che bella giornata, forse alle 3 mettono qualche temporale. Adesso vado dentro per la Valsugana e vado a prendere il passo Mengen. Caffè con i ruidi. Tantissimo vento contro. Adesso mi trovo dentro la Valsugana. Per ora il tempo regge. Vediamo più avanti. È proprio qui la foto famosa del cartello con l'asfalto differente e siamo in Trentino-Alto Adige. Inizia a salire, primo pezzo del passo Mengen, duro perché comunque fa caldo, sono le 13, ci sono più di 30 gradi, però ci sono tante fontane per ora e anche ruscelli dove immergere la testa, cosa che ho appena fatto. Adesso c'è un attimo questo piano e poi si spinge ancora. È andato anche il passo Mengen, bellissimo. Non è stata facile. Adesso prendo qualcosa da bere, da mangiare qui al passo e poi ci si gode la discesa. Comunque sono 117 km da casa mia arrivare qua. Beh, non male come pausa pranzo qui al Mengen. Ho preso il canederli con il goulash, una radler e basta. Anche giornattina. Beh, devo dire che il goulash era pazzesco. Adesso discesa e dopo si continua. Prossima destinazione Merano. La cosa bella di fare giri in bici in Dolomiti, a parte che si sta benissimo, è che si trovano fontane praticamente ovunque. Questo parco è tanto chill, sembra neanche di stare in Italia. Queste sì che sono ciclabili, in mezzo al bosco, incredibile. Ciclabili ovunque qua in Trentino. Adesso mi sono ributtato nella ciclabile, quella che porta da Trento a Bolzano, e praticamente sarà tutta ciclabile fino, diciamo, sotto al passo dello Stelvio. Eccola qua, mele ovunque, montagne ovunque. 33 gradi, entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Mi sono preso un pezzo di anguria perché ne avevo una voglia incredibile. Sono a Bolzano adesso. Ho altri 30 km di ciclabile per arrivare a Merano.
Merano. Mamma mia, ma che montagne ci sono qua? Iniziano a essere prepotenti. Allora, fatti anche i primi 200 km, finalmente è scesa la temperatura. Sono le 7 di sera, ma ci sono delle montagne qua bellissime. Tra l'altro si vola in parapendio, ma sono belle belle, e adesso mi inoltrerò sempre di più. Il programma è pedalare fino più o meno sotto al passo dello Stelvio, dormire da qualche parte, c'ho dietro il sacco a pelo, lo stuino e la coperta termica, basta, e poi domani mattina all'alba fare il passo dello Stelvio, che non l'ho mai fatto. E poi c'è lui, un tandem per 4 persone inlucchettato. Incredibile, incredibile. E comunque benvenuti in Val Venosta. Questo è un baracchino self-service che puoi prendere il succo di mela, puoi prenderti delle mele, c'è anche il libro del bivacco. Comunque stasera vado di kebab e patatine fritte. E comunque il quadro di Marilyn Monroe va sempre, anche le palme. Dai. Ottima soluzione, dato che è abbastanza tardi, sennò non c'avevo neanche voglia di mettermi in ristorante a mangiare. Adesso in realtà ho finito per oggi, quindi devo trovare un parco possibilmente con un tavolo e mi metto a dormire lì. Poi metto la sveglia alle 4:30, così mi faccio il passo dello Stelvio per colazione presto. Sarà interessante adesso trovare un posto. Praticamente la strada che ho fatto ne ho trovati tantissimi, c'erano proprio i tavoli con anche la tettoia, erano perfetti lungo la ciclabile. Speriamo adesso di trovarne un altro. Ho mangiato a Cilandro, è stato molto carino. Poi vabbè, easy la ciclabile, forse la parte più dura oggi è stata fare il Mengen, anche senza forse. Ho trovato questa tettoia perfetta e non c'è neanche umidità, mi metto lì per terra vicino a quella panchina e domani sono pronto per ripartire. Secondo giorno, sono le 5 della mattina, spot perfetto per dormire, peccato che sono passati un sacco di trattorini che lavoravano qui in mezzo a questi alberi da frutto. E quindi ho dormito un po' a intervalli di tempo, però va bene, dai. In realtà mi sento abbastanza riposato e la pausa ci stava, è stata una pausa abbastanza lunga, dai. Adesso dovrei arrivare in un paese e ho visto che il primo bar apre alle 6, perché la colazione ci starebbe anche prima di fare lo Stelvio. Eccolo qua, per colazione. Oh, che cos'è questa? Almeno all'inizio c'è addirittura la ciclabile. Che bello il ghiacciaio. E che dura sta salita di mattina. Dai, solo altri 43 tornanti. Me la sto proprio godendo. Non c'è nessuno. Si sentono gli uccellini, il ruscello. Senti il corpo che lavora. Bello, bello. Guardate. Gli ultimi 20 tornanti.
morning. È fatto anche il passo dello Stelvio per la prima volta. È stata lunga, è stata dura, però è da fare una volta nella vita. Bellissimo. Mi sono vestito bello pesante per scendere. Bella bici, guarda dove avevo attaccato l'adesivo, non me lo ricordavo neanche. Ero stato una volta qua in macchina con Matteo. Ma che robetta, neanche il tempo di riposarsi che si riparte per il Gavia. Devo dire che sono abbastanza cotto, ho questo passo adesso, il Gavia, 24 km. Poi ne ho un altro e poi sono già sulla strada per tornare a casa. Comunque è incredibile che ieri mattina appunto ero partito da casa e oggi mi sto trovando a pedalare in mezzo a queste montagne incredibili. Ha iniziato a piovere, peccato perché mancava poco. Piove. Per fortuna ha smesso. Comunque qua non ha nulla ad invidiare all'Islanda e alla Norvegia. Incredibile. Per fortuna c'è il rifugio aperto, mi sono preso una birra e un panino. Vorrei filmare, però questa è la situazione. Andiamo con il mostro finale, passo di Croce Domini. Ecco il cavallo bianco di Napoleone, eccolo qua, ciao bello. Speriamo che queste nuvole non si trasformino in temporale. Rifugio Bazzena. Fatta anche questa, l'ultima grossa salita del giro. Ragazzi, completamente dilaniato. Adesso tra poco qui inizia la discesa. Scendo abbastanza in fretta perché sta caricando un grosso temporale, quindi se scarica tra una mezz'ora almeno sono giù e mi fermo magari in qualche bar. Comunque ho iniziato a riprendere poco, classico della fine dei miei video, ma perché mi sono concentrato completamente in questa piccola impresa. Fatti tutti e quattro i passi che non avevo mai fatto prima e questa era l'ultima grossa salita del giro. Adesso si scende e con calma si rientra verso casa. Thank you.